Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Mister Crema e Gusto. Oggi prepareremo insieme una crostata alla crema pasticcera. Iniziamo a preparare la crema per la nostra crostata. Portiamo a bollore 500 ml di latte, cuscorzi di limone e un cucchiaio di vaniglia. In una ciotola aggiungiamo 2 uova, 100 g di zucchero, 40 g di amido di mais, e infine un cucchiaino di vaniglia. Mescoliamo fino ad amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Incorporiamo gradualmente il latte caldo al nostro composto e mescoliamo sempre con l'aiuto di una frusta. Versiamo il nostro composto in un tegame e portiamo sul fuoco. Con l'aiuto di una frusta continuiamo a mescolare fino a far addensare completamente la nostra crema. Basteranno pochi minuti. Ed ecco qui, la nostra crema è pronta. Versiamo la crema in una ciotola e copriamo con della pellicola. Adesso mettiamo da parte la nostra crema e facciamola raffreddare. Mentre la crema raffredda, prepariamo la pasta frolla. In una ciotola aggiungiamo 400 g di farina 00, 90 g di zucchero e un pizzico di sale e con l'aiuto di una forchetta mescoliamo. Aggiungiamo 2 uova, mezza bustina di lievito, e infine 135 g di burro. Iniziamo ad amalgamare per bene tutti gli ingredienti, fino a sciogliere completamente il burro e ottenere un panetto liscio e omogeneo. Trasferiamo il nostro composto su un piano da lavoro e continuiamo ad impastare. Il nostro panetto è quasi pronto, come vedete, liscio e omogeneo. Ed è anche abbastanza elastico. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e facciamo riposare in frigorifero per circa mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora, iniziamo a stendere l'impasto e a comporre la nostra crostata. Stendiamo la frolla con l'aiuto di un mattarello dello spessore di 4-5 mm. La frolla deve essere leggermente più grande rispetto alla teglia che andremo ad utilizzare. Io, in questo caso, sto utilizzando una teglia dal diametro di 20 cm. Poniamo la frolla sulla teglia, stendiamola e eliminiamo gli eccessi. Con una forchetta bucherelliamo la base della nostra frolla.
aggiungiamo la crema e stendiamola con l'aiuto di un cucchiaio. Teniamo da parte la crostata e iniziamo a creare le strisce da porre su di essa. Le strisce devono essere larghe di almeno un centimetro. Potete decorare la vostra crostata come meglio credete, io in questo caso ho deciso di fare delle strisce e dei fiori. La crostata è pronta per essere infornata. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti circa, ovviamente forno preriscaldato. E voilà, la nostra crostata è pronta per essere gustata. Se il video ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per avere le notifiche. Ogni venerdì una nuova ricetta. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete qualche suggerimento scrivete giù nei commenti. Vi aspetto, alla prossima, ciao!